piacere a tutti, sono Silvia Giordano. Rispondere un attimo al signore, mi spiega perché lei dice intanto il paese affonda, come se noi stessimo immobili. È vero che c'è un problema di governo, che non riescono a fare il governo, ma fondamentalmente noi stiamo lavorando, le proposte di legge le stiamo facendo, le interrogazioni parlamentari le stiamo facendo, tutto ciò che può portare avanti il paese, noi lo stiamo mettendo in atto. Il fatto che se non c'è il governo non si possono fare le cose è una leggenda metropolitana. Perché intanto il paese affonda? Il paese affonda da tempo. E comunque il governo, fino a quando non subentra quello nuovo, c'è, è esistente. Perché intanto il paese affonda? Noi dal 15 marzo possiamo presentare tranquillamente le proposte di legge, lo stiamo facendo, le interrogazioni parlamentari, per capire che cosa hanno fatto fino adesso. Le interrogazioni parlamentari, queste servono, così come le interpellanze, lo stiamo facendo. Non capisco proprio il problema di no, vabbè, allora non c'è il governo, non c'è. Abbiamo chiesto di far parte delle commissioni proprio per questo motivo qua, perché le commissioni possono partire prima che inizi il governo, che si ufficializzi il governo, perché abbiamo quattro casi in precedenza che dove le commissioni sono partite prima della formazione del governo, e le commissioni servono proprio a farci rendere operative. Il fatto che PD e PDL non le vogliono far partire è un problema che ostacola loro, ma noi stiamo lavorando. No, per carità, io non rispondo. Quando rispondo così è per passione dell'argomento, non è mai perché vuoi andare contro la persona, perché, per carità. Io voglio fare solo un esempio, Roberto, e poi ti ripasso la parola. Io faccio parte in modo, si fa per dire, in modo molto approssimativo, perché le commissioni non sono ancora state definite. Però per un fatto di attivismo ho optato per la commissione affari sociali, dove c'è quella piccola cosa che riguarda la sanità. Piccolo argomento però. Abbiamo la difficoltà adesso attualmente del decreto Balduzzi, perché martedì al Senato devono votare per il decreto Balduzzi, entro lunedì alle 18 devono presentare gli emendamenti. Il decreto Balduzzi riguarda vari aspetti, in particolare quello più noto in particolare in questi giorni è per quanto riguarda le cellule staminali. Nell'articolo 2,1 blocca, diciamo, questa ricerca sulle staminali, nell'articolo 1 sempre, comma 2, ripresi fa una deroga a tutti quei trattamenti che sono stati già iniziati anche se non hanno rispettato le norme europee. Questo che cosa significa? Che dà uno spiraglio a quello che è la Stamina Foundation. Se qualcuno ha visto Le Iene sa benissimo cos'è. Noi, Camera e Senato congiunti, abbiamo deciso di lavorare su questa cosa. Ovviamente nella Camera abbiamo un po' più di tempo, al Senato stanno con i tempi stretti. Ci siamo visti giovedì la prima volta per cercare in tutti i modi di capirci qualcosa. Oltre al decreto che abbiamo studiato, abbiamo chiesto delle informazioni aggiuntive direttamente a Balduzzi. 5 di noi, 2 della Camera e 3 del Senato, tra cui io della Camera, siamo andati da Balduzzi per chiedere delle informazioni, per capire meglio. In più abbiamo chiamato tutti gli esperti possibili e immaginabili per capire come vedevano questa ricerca sulle staminali, questo metodo sulle staminali, e più abbiamo semplicemente chiamato Vannoni. Vannoni è il professore guru, tra virgolette, di questa Stamina Foundation, che purtroppo non ha pubblicato alcun documento in rete. Noi non riusciamo a capire cos'è, chi è lui, che cosa fa e che cos'è questo metodo. Abbiamo chiamato dicendo: scusate, ma per un incontro, visto che noi abbiamo questa difficoltà e non possiamo andare avanti con l'opinione personale, non posso dire io sono favorevole a questo metodo, però non lo so, sono favorevole. Ma qua siamo 163 persone in ballo e quindi dobbiamo andare su obiettivi, su un obiettivo comune, non possiamo più rispettare l'opinione personale, e più rappresentiamo il 25% della popolazione, quindi noi dobbiamo giudicare il tutto con documenti e carte alla mano, non perché mi dispiace dirlo, una bambina reagisce meglio o reagisce peggio. Purtroppo noi dobbiamo studiare le cose in tutti i minimi particolari. Abbiamo chiamato Vannoni: scusate, forse è possibile fare un incontro, perché di lei e della sua fondazione non si trova niente. L'unica cosa che abbiamo trovato è che questo uomo potrebbe essere indagato per corruzione e truffa. Però io non mi voglio basare sui sentito dire, perché poi noi del Movimento sappiamo benissimo che cosa sono i sentito dire dei giornali. Quindi non mi pare il caso, questo non, per me non è una strada giusta. Possiamo fare un incontro? Allora ha detto: certamente, oltretutto vi dico di più, siete i primi che me l'hanno chiesto, come politici, siete i primi che me l'hanno chiesto. Il che è allucinante, tutti i parlamentari, tra Senato e Camera, di tutti i partiti devono votare per questo decreto, devono presentare questi emendamenti. Nessuno è andato a chiedere a Vannoni che cosa sta facendo. E con tanto di documenti, noi siamo stati i primi, perché poi noi siamo quelli inesperti, giustamente. Questo è semplicemente
questo è semplicemente il nostro metodo. Non si mangia con questo metodo. No, questa è l'industria farmaceutica. Noi stiamo chiedendo a chiunque. Aspettiamo che completiamo gli interventi. Comunque, qualsiasi domanda è a disposizione. Noi prima di farcela via cerchiamo di informarci da chiunque. Balduzzi, Alfa e Vannoni, che sono i tre chiamati in causa. Tutto qui. E questo è il nostro metodo di lavorare, quindi oltre al metodo che vi ho voluto chiarire, noi stiamo lavorando, e intanto che l'Italia va male lo sappiamo, ma ci stiamo mettendo, stiamo facendo di tutto per trovare delle soluzioni.